Questa mostra nasce 20 anni fa. Un giorno vado a comprare in una discarica dei termosifoni di Ghisa e a un certo punto il proprietario mi manda e mi dice vai a guardarli, cosa che non si può fare. E vado lì e ti trovo in quella montagna Nefertite, sarebbe la testa del cavaliere, ce ne sono 7-8, ed è titanio, immaginate, titanio, qualcosa che va nello spazio, e io prendo lì, lo vedo, lo osservo, dico ma tu devi diventare una regina. Torno a casa e ho detto ma questo deve essere qualcosa di molto povero, e prendo un saio di quelli di San Francesco e gli faccio il corpo e poi gli devo dire ma devi essere elegante, devi trionfare, e gli metto delle lamiere come se fossero delle pellicce, un tocco di eleganza, e piano piano nascono tutte le altre opere. Nasce il cavallo che prima era buttato a terra, era quasi morto, ma un giorno mentre passo davanti a lui gli dico ci dobbiamo alzare, dobbiamo combattere, ed eccolo qui. È una rivoluzione di tante cose, ma quella principale è una rivoluzione per sistemare un po' le cose. Che cosa significa? Non consumare, ragazzi. Stiamo diventando una fabbrica che notte e giorno consuma. Ogni giorno il consumo nostro è più grande dell'Himalaya, ma vi rendete conto? C'è qualcosa che non funziona nel nostro meccanismo. Quindi abbiamo portato quel consumo, l'abbiamo fatto rinascere per riflettere nel labirinto della nostra mente cosa sta succedendo. Come è tanto difficile arrivare al cuore, che sono pochi centimetri, e capire che noi stiamo vivendo in un posto straordinario, che la vita su questo pianeta va salvaguardata, la nostra e quella di tutti gli esseri viventi, che dobbiamo smettere di fare guerre. Qui accanto a noi abbiamo il cavallo, è l'esempio di tutto questo. Non è un cavallo trionfante come quello che fanno vedere nelle piazze dei medici, è un cavallo sofferente, un cavallo che però nonostante tutto ha la lingua di fuori e sta reggendo un peso. Questo peso che cos'è? Siamo noi? O il viaggio di un cavaliere che può essere Don Chisciotte. Quindi i mutanti vogliono dire tante cose, ma noi ci concentriamo su una sola. Per favore, consumiamo di meno.